Allora, questo è un ricordo che vi vogliamo lasciare da parte dei Sentieri Partigiani. Grazie. Lo lasciamo a uno degli ultimi partigiani che ci sono rimasti e ne lasciamo uno al rappresentante dell'ANPI. Grazie a voi. Grazie. Vi appoggio qua, Grazie. La mattina alle 6, quando andiamo a lavorare, arriva la Spadini e ci dice hanno arrestato Mussolini. Ho arrestato Mussolini, sì, ma io dentro il materazzo ho un ritratto ingrandito di Matteotti. Sì, allora valla a prendere, che ci facciamo un quadro, appicchiamo la mezza e facciamo l'assemblea. E facciamo praticamente per me. La resistenza inizia il 25 luglio del 1943. Io sono Valsenti Alvaro della classe 1924. Parlare della resistenza è una cosa molto, molto complessa, ma per semplificarla potrebbe essere un esempio. Domani in Italia viene fuori un altro fascismo, per dire, no? Allora, di fronte a questo fascismo che instaura l'oppressione, la dittatura, le carceri, il confine, nasce la resistenza. La resistenza di chi? Di quelle forze che vivevano in uno stato di democrazia, allora i partiti, i sindacati, le associazioni, tutto questo finisce. Anche adesso succedesse una cosa del genere, voi sareste i partigiani di oggi. Quindi ecco come nasce la resistenza, perché viene oppresso un sistema di vita politico, sindacale, associativo, democratico. Viene instaurata la dittatura. La dittatura. Ma una dittatura tremenda, quella che stava nel fascismo, basata su cose pazzesche, imitare l'antica Roma. Quindi con dei motti tremendi che mettono paura, credere, obbedire, combattere, far crescere la gioventù fin dalle scuole, fin dai figli della lupa, che hanno 4-5 anni e su fino a 20 anni, prepararli per fare la guerra, farli diventare combattenti, cioè l'Italia diventa una nazione di combattenti. Questo pazzo di Mussolini con i suoi seguaci pensavano di poter imitare l'antica Roma, quindi anche le cerimonie che facevano, i saluti, i labbari, si richiamavano alle farze dell'antica Roma. Allora questi durante il loro periodo di 20 anni hanno fatto un disastro, non siamo ancora in grado di farlo capire, specialmente alle nuove generazioni, che cosa è stato il fascismo. Bisogna fare la guerra a tutti. Abbiamo fatto la guerra alla Libia, all'Etiopia, alla Russia, alla Grecia, alla Francia, no? E poi non solo in questo periodo del periodo del fascismo, tutte queste guerre, prima le aveva fatte anche la monarchia, le guerre di Crimea, dell'Etiopia, eccetera. Quindi chi fa il potere è una cosa estremamente pericolosa. Bisogna essere sempre organizzati
per tenere in piedi la dittatura, tenere in piedi la democrazia contro la dittatura che sta sempre dietro l'angolo. Di tanto sente, stato un colpo di Stato borghese in Ecuatore, in Bolivia, in Brasile. Può succedere anche in Italia ancora questo? Le radici del fascismo sono insite nel sistema, capitalista, cioè contro questo capitalismo, contro questo sistema nasce la resistenza, cioè la resistenza è una cosa antica. Quando non c'era il patronato, non c'erano le proprietà, non c'era né la resistenza né la dittatura, cioè, la gente erano liberi, era liberi allora. La libertà finisce con la creazione delle proprietà, dei patroni, si abbandoniscono delle terre, si abbandoniscono dei villaggi e quindi poi questi diventano Stato. Se Stato vogliono diventare sempre più grandi, no? Fare l'impero, e allora tutti contenti che il fascismo riesce a fare l'impero, occupa l'Etiopia, occupa la Libia, occupa l'Albania, occupa la Jugoslavia, poi entra in guerra contro la Grecia, contro la Francia, contro la Russia, contro tutti, e poi ancora che si cantavano le canzoni durante il fascismo. Nizza, Savoia, ti vogliamo, Nizza, Savoia, Corsica, ti vogliamo libera, cioè pronti per una nuova guerra. Se è finita quella che abbiamo fatto nel 40-45, ce ne sarebbe stata pronta un'altra, contro la Francia, per liberare la Corsica, per liberare Nizza, Savoia, che credono che sia italiana. Cioè i germi sono insidi nel sistema. Qui per quanto riguarda la politica nazionale, per quanto riguarda la cosa ancora più ristretta, la resistenza nasce perché cresce lo schiavismo, la schiavitù, i lavoratori diventano schiavi di un padrone, e al padrone si contrappone la resistenza, e la resistenza nasce anche lì della lotta, che inizia la lotta di classe che definiva Marx, perché per difendersi dallo sfruttamento che venivano considerati come schiavi, le persone venivano vendute. È mancato quello in Italia, che i lavoratori fossero venduti, però si facevano 12 ore. Io mi ricordo, ho letto su un libro che ho trovato dei maestri del lavoro, che nel 1936 alle officine Bosco facevano 12 ore e ci lavorava anche Germina Cimarelli. Pensate, era una cosa importante, non ho ritrovato più quel libro, era una cosa molto interessante. E quindi inizia la lotta, i lavoratori non vogliono fare quella vita, 12 ore, salari di fame, no, ma senza andare tanto lontano, ma anche quando lavoravo io da Bosco, gli operai pigliavano 3,20, gli apprendisti, noi, giovani lavoratori, pigliavamo 0,35, 0,45 e si facevano 12 ore. E la resistenza cominciò anche allora, anche quindi nel 1936, i giovani del Bosco che facevano 12 ore e c'era il fascismo, andarono a reclamare dal sindacato d'allora, che era un sindacato. Non sono riuscito mai a capire che cosa facevano. Quindi già Cimarelli, questo gruppo dei giovani, è nella classe operaia che la resistenza, che si organizza la lotta,
dove la gente sta insieme, vive insieme, così pure nelle campagne, nella lotta per la terra, sono i mezzadri che lottano per difendersi contro lo sfruttamento padronale che li teneva nelle case, senza acqua, senza luce, no, con una ripartizione. Già il mezzadro era già un passo avanti, ma il resto erano braccianti, erano salariati, come ci sono ancora adesso. Ancora c'è questo, nelle pugni, nella raccolta dei pomodori, degli olivi, eccetera. Qual è il salario che prendono questi lavoratori? Ancora praticamente il salario è basso. Quindi da questa situazione tremenda, addirittura mi raccontava il fratello della povera mia madre, che il nonno andava a fare il soldato per conto del padrone. Il padrone mandava a fare il soldato, che le forze d'allora, no, cioè mandavano i loro lavoratori. Questa è la società che è cresciuta in questo modo. E adesso non è che siamo ancora tanto lontani. No? Ci sono tutte le... E quindi è lì dove lo sfruttamento, dove il sacrificio della vita. Io mi ricordo, mio padre era un manuale, il manuale prendeva la metà di un operaio, la pensione. Nel 1946, mio padre è andato in pensione che prendeva 30.000 lire, quanto erano pensioni di fame, proprio di fame. No? Quindi tutto questo nasce una lotta, nasce la resistenza praticamente, una resistenza per i diritti individuali, ma la resistenza anche per problemi più grandi, per non fare la guerra, per volere la pace, per volere lo sviluppo della democrazia, della partecipazione. E ancora questa lotta è in corso, la resistenza si trasforma in tante forme. Noi abbiamo vissuto di fronte a questa oppressione la resistenza contro il fascismo, perché il fascismo ci faceva vivere in quelle condizioni. Io lavoravo la prima paga ad Alte Rocca da ragazzo 0,35, poi da Bosco 0,45, e durante la guerra i primi anni ci facevano fare anche 10 ore, no, non c'era la mensa, non c'erano le docce, non c'era, i provvedimenti riguardava la salute, la polvere, il rumore, no, tutte queste cose non c'erano. La sanità era riservata per pochi. Mi ricordo che gli artigiani e i contadini si dovevano pagare anche l'ospedale. Anche periodo ancora, durante il periodo fascista, ancora c'era questa situazione. Allora c'era la resistenza. Quindi la resistenza è una cosa inevitabile del sistema, e bisogna tenerlo presente. E quindi anche in Italia arriviamo a un periodo che la resistenza diventa lotta armata. In che anno? Perché questa dittatura del fascismo, no, di fronte alla guerra che stava perdendo su tutti i fronti, la stessa monarchia, per salvarsi, no, prima aiuta l'avvento del fascismo, lo aiuta a mandarla a potere, perché stava anche il suo potere, perché anche loro c'era la lotta per la Repubblica, per la democrazia. E allora il fascismo ha fatto comodo alla monarchia a mettere il fascismo al potere. E quindi la monarchia praticamente si è servita del fascismo. Quando la cosa stava per andare per aria, si perdeva la guerra,
hanno arrestato Mussolini e il fascismo è caduto, ma la monarchia era rimasta in piedi. Allora, in questo momento, in questo periodo, che cosa succede? Succede che la resistenza entra in campo, no? La monarchia arresta Mussolini la sera del 25 luglio, no? Viene arrestato. Cade il regime fascista per tenere in piedi la monarchia. E quindi di fronte all'antifascismo, ai comunisti, ai repubblicani, ai democristiani, ai liberali, quelli che esistevano prima del fascismo, vengono avanti, ricostituiscono le loro forze, si riorganizzano, creano comitati per la liberazione. E quindi inizia una resistenza che diventa una resistenza che solo il Partito Comunista intravede il pericolo che la cosa sarebbe messa in modo più pericoloso. Infatti, che succede? Quindi parliamo del 1943. Arrivo al 1943, l'8 settembre, no? L'Italia chiede l'armistizio. I tedeschi invadono l'Italia perché i tedeschi avevano capito che la monarchia stava per far cambiare le carte, per buttare via Mussolini, per rimanere loro. Ma i tedeschi praticamente avevano già preparato. L'8 settembre fanno l'armistizio, ma i tedeschi il 9 già invadono l'Italia con alcune divisioni corazzate e occupano quasi tutta l'Italia fino a Salerno, dal nord fino a Salerno. E quindi si crea la situazione che anche il Partito Comunista, io mi ricordo con Carboni, la classe operaia era vigilante, si rendeva conto che dopo il fascismo che cosa sarebbe successo. E infatti mi ricordo che Carboni, che durante il fascismo non è che ci parlavano del partito a noi, era la classe operaia che lottava per la sua difesa, per il suo miglioramento. Non potevano, c'era la clandestinità, venivano arrestati, confinati, messi in galera, no? a decine di migliaia di persone, antifascisti, delle varie forze politiche venivano arrestati. Allora comincia da lì Carbone a dire: siamo un gruppo, la formazione dei GAP, gruppi d'azione patriottica. Non se ne è parlato perché le iniziative non solo venivano dal centro, la direzione, ma nascevano spontanee nelle fabbriche. Praticamente erano gruppi di azione patriottica, e Carboni disse: bisogna trovare le armi, bisogna cominciare a trovare le armi. Allora avviene che l'8 settembre i tedeschi, di fronte a questo armistizio che stava un disastro, l'esercito praticamente pochissimi ufficiali con i loro soldati addietro in montagna, il resto si sbandarono e i tedeschi approfittarono, c'erano paura di trovare l'esercito italiano contro, niente, l'esercito italiano non combatté contro i tedeschi in questa parte del nord Italia, la confusione era tanta. Un po' anche il fatto complesso, combattevano insieme fino al giorno prima, poi all'improvviso diventano nemici. E la situazione, io mi ricordo da aver letto su una rivista della Marina, io ero marinaio, che il dirigente della Marina, il capo ammiraglio, erano perplessi: che facciamo con le navi? Le diamo ai tedeschi
l'affondiamo oppure andiamo con l'inglese. Alla fine prevalse di andare con l'inglese e quindi la marina con tutte le navi andarono da Alessandria d'Egitto a Taranto, a Brindisi. L'aviazione in parte con gli apparecchi fuggirono andarono nel sud, ma l'esercito, questa parte del centro-nord dell'Italia, no, si sbandarono. E i tedeschi andavano sulle caserme dicendo tutti a casa, tutti a casa. E i soldati che già si erano stufati di fare 3 anni di guerra, di aver sofferto, no, tutte le difficoltà che rappresentavano la guerra, non si sbandarono. E allora da lì nasce la resistenza. Questi soldati che scappano dalle caserme, dove vanno?